Qualche tempo fa l'ape era usato soltanto come mezzo di lavoro, oggi invece è il diletto di tanti giovani ed ecco allora fiorire gli api raduno, uno recente si è svolto anche a Comenduno di Albino, dove nell'ambito dei festeggiamenti del patrono dell'oratorio Sant'Alessandro le iniziative sono fiorite e una di queste ha coinvolto appunto questi giovani con questi loro speciali mezzi. Ne sono arrivati diciamo un po' da tutti i paesi, ma soprattutto a farla da padrone sono stati i ragazzi della Valle del Luio che con il loro portavoce Stefano Selvatico ci hanno rilasciato questa intervista. Diciamo, l'ape ci è sempre piaciuto, abbiamo voluto sempre fare, dato che si può decorare, personalizzare come uno vuole, diciamo, ci è piaciuta l'idea così, allora abbiamo provato, abbiamo visto che è andata bene e siamo andati avanti, abbiamo creato un gruppo, siamo già dentro in 8-9 api, ci divertiamo così, dai. Poi mi pare di poter dire forse che è un insegnamento anche per i ragazzi, per voi ragazzi della vostra età, che forse con l'ape un po' più di sicurezza c'è, anche perché più di una certa velocità non si va, no? Sì, ecco, certo dipende sempre dalla pe a persona a persona, comunque sì, diciamo che l'ape, diciamo stai attento quando piove, non prendi freddo, certo c'è il pro, ma c'è anche il contro, sai, vai lento così, non è che può sempre attirare tanta gente. Comunque, cosa ne dici innanzitutto di questa idea qui a Comenduno? Sì, ecco, no, questa idea è stata molto buona. Infatti ci sono molti api, non mi aspettavo sinceramente tantissime api. Sono contento perché alla fine non pensavo che l'ape non andasse più di moda, invece mi sono sbagliato molto. Niente, Comenduno qua, speriamo che il tempo ci assista e che venga fuori una bella giornata, divertendoci tutti in modo sano e divertente. L'iniziativa, come dicevamo, per quanto riguarda Comenduno è nata soprattutto da alcune persone, in particolare da Giulio Piccinini, che da poco affacciatosi al mondo del lavoro trova comunque, ancora diciamo così, grazie alla sua capacità anche organizzativa, il modo per divertirsi assieme ai suoi tanti coetanei. Sì, infatti la prerogativa di questa giornata era riuscire a coinvolgere quanti più giovani e adolescenti possibile. Ci siamo interrogati su come fare e, viste le esperienze appunto che hanno fatto in Valle del Luio e ad Albino lo scorso anno, che sono state molto positive, abbiamo provato a riproporla anche qui nel nostro paese. La risposta è stata notevole, ci sono ben 19 api e speriamo che vada tutto bene nel pomeriggio per le diverse gare che si terranno. Tra l'altro, visto che non sono soltanto i ragazzini giovani, insomma, che amano un po' questo sport, ma ci sono anche delle persone, diciamo così, di mezza età, a dimostrazione che è anche forse una novità che però sta prendendo bene. Beh sì, sicuramente l'ape per le persone diciamo, più adulte, più mature, è comunque un mezzo molto utile per svolgere le diverse faccende domestiche, trasportare oggetti ingombranti che con la macchina non si potrebbe. Sicuramente vedere che questa passione la possiedono anche i giovani è comunque una bella cosa.